Credo molto nel valore sociale della musica, da sempre, rifacendomi una frase del compianto Don Agostino Cantoni, che è stato un sacerdote molto conosciuto a Crema, e che ricordo con piacere, che esattamente diceva: il dono ricevuto va ridonato. Credo allo stesso modo che la musica, essendo un talento, vada appunto messa a servizio di queste e mille altre iniziative che davvero lamentano. La musica deve avere anche questa valenza, e questo è uno dei valori che cerco di trasmettere anche agli allievi dell'Istituto Musicale Focioni, che in quanto scuola civica ha il dovere di formare anche, utilizzando come strumento la musica, dei cittadini, i futuri cittadini di Crema. Crema è una realtà culturale molto vivace. Pensate che, come ho già detto in diverse occasioni, quest'anno abbiamo addirittura, sto parlando dell'Istituto Musicale Focioni, incrementato il numero di iscritti, e questo ci fa ben sperare, perché vuol dire che la gente, anche in un momento economicamente non felice per tutti, comunque investe sulla cultura e ritiene che per i figli una formazione musicale, al di là del fatto che possa sfociare in una futura professione, ha comunque un'importanza a livello formativo. Sono molto positivo in questo senso, ecco, penso che veramente in un momento di grande crisi, che conosciamo tutti, la cultura veramente possa essere un valido supporto, e sono sicuro che ci aiuterà a vivere meglio, tra virgolette, questo periodo. Avrò l'onore di essere sul palco con due cantanti di eccezione, una è Giovanna Caravaggio, una cremasca che canta nel coro del Teatro alla Scala di Milano da quasi 30 anni, quindi ha un'esperienza in campo lirico estremamente consolidata, inoltre essere una cara amica, e l'altra è Deborah Mattarese, che è la cantante che collabora con me da un paio d'anni, molto brava, che farà una versione jazz di alcune arie di Verdi, che tra l'altro abbiamo recentemente eseguito al Teatro del Verde. Quindi sarà un concerto a tutto tondo, dove peraltro avendo a disposizione un bellissimo organo, perché Crema, non dimentichiamolo, vanta anche una tradizione organaria molto importante, avendo a disposizione lo splendido tamburini a tre tastiere del saloncino dell'Istituto Focioni, sicuramente non resisterò alla tentazione anche di eseguire alcuni brani su questo organo.